Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi proverò per la prima volta in vita mia Ana. Andiamo con la skin di Overwatch 2 e andiamo a leggere le sue abilità perché io non le conosco. Fucile biotico, un fucile a lunga gittata che cura gli alleati e infligge danni ai nemici. Tieni premuto il tasto destro per ingrandire, ok. Ultra biostimolatore, potenzia un alleato aumentandone i danni inflitti e riducendone quelli subiti, ok. Abilità, dardo soporifero, maiuscolo, spara un dardo che addormenta un nemico. E granata biotica, lancia una granata che cura gli alleati e aumenta le cure che ricevono. Inoltre, infligge danni ai nemici e impedisce che vengano curati, ok. Passiva, ruolo di supporto e si cura automaticamente nel tempo. Va bene, io dovete sapere ragazzi che faccio schifo con i cecchini, come potete ben vedere dal video con Widowmaker o dal video con Hanzo. Quindi, mi dispiace per voi se questo sarà un gameplay pietoso e in più è la prima volta che utilizzo Ana, quindi vedetelo più come un video di un giocatore che prova per la prima volta un eroe come Ana. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi piacerà, di condividerlo e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, io sono un supporto, quindi andiamo a curare la gente. Ma perché non è andato il mio dardo? Coso? Il mio dardo. Mi sa che l'ho mancata, col dardo. Mi sa di sì. Mi Questa non è la sa che fine. abbiamo perso pure il punto. E devo stare lontano con Ana, devo stare lontano da tutti e tirare cure. Essenzialmente questo è quello che devo fare. Usare magari la granata. Che coraggio vado in pensione. Ok, curiamo, curiamo. Fai la nanna. Buono. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Biostimolati. Ok. Ok. E niente ragazzi, commentate, magari facendomi sapere come usare al meglio Ana. Se avete dei consigli, tirateli pure. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Alla faccia, oh. La mancata. Niente, l'hanno disintegrata. Via, 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 via. Dai, mi ha buttato via dalla mia granata. Chi è che mi ha spostato? Farah? Mi ero tirato la granata sui piedi per curarmi e mi ha buttato via. O forse no, forse Junker Queen con il suo grab. Mannaggia loro. Ok, fatemi andare lì. Dai, questo Reaper. Beh, è difficile giocare Ana con un Reaper che ti arriva in faccia, però a livello di cure sto facendo davvero tanto. Cioè, guardate la loro Kiriko, che è molto più facile curare con lei che con Ana. Cioè, Combattere.
sta facendo una sega, sta facendo. Non riesco ad arrivarceli. Primo round perso. Ok, primo round perso. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa nel prossimo, però io ho messo le mani avanti in questo video, è la prima volta che uso Ana, con i cecchini fanno schifo, con i cecchini faccio schifo, e quindi ho preventivato che sarebbe potuto succedere questo. D'altronde però, se premiamo tab, vediamo che sono quello che praticamente ha curato di più di tutto il team. I miei danni non sono nulla, però alla fine Ana non è che si deve concentrare a fare danni, e... Quello che devo fare con le cure l'ho fatto. Io e i miei compagni l'ho tenuti full vita praticamente quasi sempre. Finché non è iniziato ad arrivarmi in faccia un Reaper o una Junker Queen. Quindi, dai, vediamo un po' come va. Anche se dovrei riuscire a stare un po' più lontano. Tuttavia, Ana non ha abilità di movimento particolari per salire sui tetti o cose di questo tipo. Quindi, boh. Via. Sta facendo quello là. Buono. Buono. Farah. Forse Farah la potrei addirittura provare a uccidere io. Forse. Forse sì. Non mi arrenderò. Anche se abbiamo Ashe. Ashe dovrebbe riuscire a ucciderla abbastanza tranquillamente. Se è brava a mirare. Perché loro stanno conquistando il punto e noi siamo tutti lì? Non è possibile sta cosa. Tengo in piedi. Ok. Farah romperà i cojones. Aveva un po' più di colpi, va, infami. Buono. Oh, raga, io qui ho fatto davvero una bella azione, curando i tipi che stavano per crepare. Non è andata male. Devo imparare ad usare meglio il dardo soporifero, perché è abbastanza forte come mossa, però non sono riuscito a usarla bene ultimamente. Vediamo se riesco a potenziarmi da quel punto di vista. Un'ultima missione, poi basta. Comunque, ragazzi, 5.000 cure. Più di 5.000 cure. C'è il nostro tizio lì, che non mi ricordo come si chiama, l'altro supporto, che ha fatto un botto di cure. Bravo. Molto bravo. Tra l'altro, 15 secondi ha come cooldown il dardo. Va bene, giustamente. Un'abilità molto potente. Che se uno sa usare bene, fa i buchi davvero. Andiamo.
Ok, questa mappa qui. Cercando di curare il più possibile, ragazzi, eh. Ah, peccato. Dai, siamo riusciti comunque a ucciderla. Continuiamo, continuiamo. Ecco, lei manca proprio di abilità di movimento, come dicevo. Per essere un cecchino è un peccato. Campo di immortalità posizionato. Ti tengo in piedi. Non se ne parla. Prateli a combattere. Buono. Riuscirò a colpire il mio alleato per curarlo prima o poi, eh? Ci riuscirò. Via, 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 via. Ah, Reaper di merda, dai, ha ammazzato tutti. Il fatto è che ha ucciso anche il... ha distrutto anche il globo appunto di immortalità del buon Baptiste, mi sembra si chiami. Ha disintegrato tutti di brutto proprio. Quel Reaper a livello di danni sta facendo un disastro. Raga, io sto cercando di tenere su, però va bene tutto. Dormi, va, dormi un po'. E niente, Reaper sta facendo davvero il macello. 12.000 danni come Reaper, guardate, sono tanti, eh. 12.000 danni come Reaper sono tanti. La loro Pharah sta facendo cagarissimo. Il loro Reaper sta giocando per due, praticamente. Mentre andiamo là, tiriamo una granata un po' a caso, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Così a casissimo. E niente, è andata. Guarda, mo ulta, ma ammazza. Che ci vuoi fare? No, no, quel Reaper lì praticamente li ha cariati, ha giocato da solo. A essere migliore della partita, Reaper, immagino. Ah no, soldato? Davvero? Strano, Reaper che non ha ultimate aveva ucciso 4 persone. Vuol dire che lui qua ha ucciso tipo più persone ancora. E magari tutto sull'obiettivo. E qua lui ha fatto dei danni atroci qui, eh. Sì, ok, meritata. Molto più meritata di quella di Reaper. Ci sta. Bene, abbiamo completato la prima partita con Ana su Overwatch 2. Andiamo a fare subito la prossima. Partita trovata. Andiamo con Ana. Eccoci qui. Avremo una Echo? No, ha cambiato subito in Genji. Ok. E vediamo di fare la seconda partita con Ana. Vediamo se abbiamo delle skin diverse. No. Abbiamo Massimo Shrike, che cambia un po', possiamo provare a metterci questa. E abbiamo visto che giocare Ana è relativamente complesso, non troppo in realtà, perché ha delle meccaniche estremamente semplici.
Il tutto sta nel mirare bene. E magari dovrei concentrarmi anche sul fare un po' più di danno in realtà con Ana. Anche se, come vedete, ho curato tantissimo i danni prima. Quindi concentrarsi sul far danno toglie inevitabilmente poi delle cure. Cure che non posso dare se sto facendo danno agli avversari. Quindi, come per Kiriko, secondo me con Ana conviene di più concentrarsi sul curare e poi nel caso in cui la situazione sia propizia fai anche un po' di danno. Però, insomma, meglio curare. Poi ecco, penso che non shotti nessuno, forse con un headshot shotti gli squishy, forse. Ma a quel punto, boh, mi domando perché prendere Widowmaker se anche con Ana shotti con un headshot di squishy. Per Squish intendo gli eroi con poca vita, magari qualcuno non lo sa, sta ascoltando e non lo sa. Comunque. Oh, attenzione qui dietro, eh. Ah, peccato. Ero un attimo confuso con i comandi qua. E niente, Sigma ha flancato da dietro e mi ha fregato. Dovrete impegnarvi di più. Junkrat? Avremo un Junkrat? Non riesco ad arrivare là con la bomba, vero? No, sono ancora più indietro. Sono ancora più avanti loro. Eccoci qui, forse riesco ad arrivare là con una bombetta. La barriera non resisterà. Chi è che mi ha ucciso? Vabbè, dai. Ma boh, ma sparando a caso mi ha ucciso, va bene. Non ho Va bene, finito. signor Zenyatta. Sono tutti critici, lo so. Sto arrivando, ragazzi. Il vostro supporto è morto. Guardate che di coloro quanti cure ha già fatto. Ecco, il champion a livello di cure è sbroccatissimo. Questo non lo scopriamo già giusto, certo ora. Vabbè, ma stavo per arrivare. E Che sei cos'è quel morto. robot? Riprendetelo! Guarda lì. E non posso fare la guerra con Hanzo, però. Ovvio che sia in vantaggio lui. Dov'è andata la mia granata? L'ha assorbita lui. Ah, io sono rimasto da solo. Ok, perfetto, grazie. Niente, il team continua a morire. Forse perché io non riesco a curare. E perché la Moira nostra si concentra di più sul far danni. Non si sa bene per quale motivo. C'è ancora del lavoro da Abbiamo fare. Junkrat che ha fatto 200 danni. Ne ho fatti di più io. Boh, va bene. Arrenditi al mio volere. Tiriamo una granata così, giusto per tirarla. Tanto dobbiamo aspettare di arrivare là. E niente, raga. Appare la barriera. Vabbè, ragazzi, c'è cioè, Non stanno spostando impossibile. la barricata. Così, questa melodia. Al nostro servizio. Avranno ciò che meritano. Devo fare io danno, ma vi rendete conto? Curati! Ne hai Dobbiamo riprenderci il vantaggio. Combatti! Ti sto curando io! Fai danno! Hanzo non è per dire, ma lo stavo colpendo, però boh, va bene, Overwatch. Io odio usare cecchini in questo gioco. Gli headshot sono tutti a casaccio. Li odio Questo proprio. robot sì che sa camminare. Dio nel mirino. Magari se mi aspettasse Junkrat riuscirei a curarlo. Ecco.
ferma più nessuno. Stacca tutto. Sto curando in ogni modo. Sto scortando il robot. Chi è che mi spara da dietro? Anzo? Anzo infame. Ya. Yeah. Ragazzi, ci sarebbe Anzo da ammazzare. Cioè, boh. Anzo è 3 anni che continua a colpire solo me e la gente non lo caga. Ma non basterebbe un flank. Cioè, vabbè, noi non abbiamo flank, quindi boh. Però Junkrat dovrebbe essere relativamente facilitato ad uccidere Anzo. La risolutezza arde in me. E dai, sto tornando, eh. Fortunatamente abbiamo Moira, che come support è molto più semplice da usare. Diana. E fa anche molti più danni. Anche se comunque qualche dannetto l'ho tirato. Pochissimi in realtà, però qualcosa sì. Guardo là ancora la merda. Non posso competere con lui, a livello di cecchino, ma scusa. Niente, andiamo qui. La barriera è caduta. Dai, porco cane, ho cercato di fare il corpo a corpo, ma mettere il corpo a corpo su V penso che sia una delle cose più stupide che Overwatch possa fare. Poi vabbè, lei a culo ha tirato un critico in testa, ma ha ammazzato. Io per tirare un critico in testa devo pregare in aramaico probabilmente con Ana. Sono tutti critici. Se riuscissi ad arrivare là a curarli magari. Via. Attivo la barriera. Ora non ti ferma più nessuno. Spedo l'universo infinito. Puoi uccidere qualcuno, per favore? Puoi uccidere quello Zenyatta? Grazie. Pazienza e progresso. Dove? Raga, sto provando, ci sto provando davvero. Ne ho anche addormentato uno. E niente, ragazzi, cioè. Attivo la barriera. Ci sono io qui. E niente, oh, che ci posso fare io lì? Via, devo andarmene. Vabbè raga, cioè non mi fate one shottare. Prendi questa. La barriera non resisterà. La mia barriera è andata. Aiutami. Perdi del corpo. Ora non ti ferma più nessuno. Spacca tutto. Mi sa che l'ho leggermente buttata via la ultima. Vabbè, ma Junkrat, ma quanto puoi far cacare? Muori, va. Non so cosa stessi facendo, sinceramente. Boh, ragazzi, ma cioè, io pure provando a curare qua, la faccenda è tosta, eh. Via. Signore e signori, accendete i motori!
Hanzo là in fondo. Hanzo! Hanzo, ragazzi! Hanzo! Perché nessuno ammazza quell'Hanzo? Che è tutto il game che se ne sta da lontano a tirare 3000 frecce che io devo evitare in continuazione. Poi è ovvio che uno ogni tanto mi becchi. Niente, la gente... boh. Forse però abbiamo vinto, eh? La barriera non resisterà! È stata distrutta! Cos'è questa melodia? Non allontaniamoci dal robot! Buono, dai, abbiamo vinto almeno. E sei bravo, ulta, ulta, va. Ultanza. Ok, dai, abbiamo vinto questa partita. La prima partita vinta con Hanzo. Loro là si stanno lamentando con Ana, volevo dire, si stanno lamentando con il loro Zenyatta, perché non ha curato effettivamente. Cioè ha preso Zenyatta per far danno. Boh. Io ho fatto 6000 cure, direi che è una cosa più che onesta. E andiamo quindi subito a fare l'ultima partita con Ana di questo video. Eccoci qui. Pronti, trovate la partita con Ana. E possiamo addirittura cambiare skin. In realtà no, perché queste sono semplicemente varianti colorate della stessa skin, vedete? Cambio solamente il colore. Possiamo metterci questo turchese, no? Per finire questo video. E vediamo un po' come va questa partita. Allora, Ana, dopo aver fatto due partite con lei, posso dire che è un support relativamente forte. Allora, devo ancora inquadrare bene i danni che può fare. Devo davvero inquadrare meglio i danni che può fare, perché non mi sembrano troppi in realtà. E più che altro mi sembra molto difficile farli, perché devi cecchinare. Cioè non stiamo parlando di una Moira che butta una palla, che quella rimbalza a caso e fa 4000 danni. Stiamo parlando di un cecchino che poi se colpisci qualcuno tra l'altro non fa nemmeno così tanto danno. Quindi è una cosa più complessa sicuramente. Ah, stiamo qui e vediamo un po' come va, eh. Stiamo qui, vediamo di curare da lontano. 5, e di attaccare 4, da lontano. 3, 2, 1. Vai. Attaccanti. Vediamo come va, eh. Fermate il carico. Non ci prendiamo. Sono io qui. Sto curando. Ehi, butta fuori la testa, tu. Vieni qui, che ti curo. E tu là? In fondo, ehi. Calmi, eh. Bravo. Bravo Winston. Ehi, calma tu, eh. Morto? Bravo. No, volevo voltare la scimmia, non lui. Beh, lei è ancora full beat, ragazzi. Questa cosa non ha senso. Oh, fatti vedere così ti curo. E niente. Prendo quota. Sono spirito della volpe, sono della volpe.
Niente, questa volta ci hanno sfondate. Niente, Winston continuava a mettersi dietro la... il payload, ovviamente non facendolo apposta, eh. Però continuava a mettersi dietro il payload e non riusciva a curarlo. Cioè, non riusciva proprio a raggiungerlo. Con gli spari. Prossimo pezzo. Winston, non morire di nuovo, però, eh. E vabbè. Vabbè, ragazzi, però... devo andare da Winston. Via, 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 via. Prendiamo Winston. Niente. Cioè, Orisa mi ha proprio inseguito e mi ha disintegrato. Servono cure, Winston. Se sei lontano da tutto e da tutti... un po' difficile curarti. Niente, loro comunque il carico l'hanno portato. Prima era proprio in una bella posizione per continuare a curare Winston mentre lui faceva danno. Qua, boh, sta diventando troppo difficile la cosa. Guarda che danni che faccio, cioè boh, praticamente inutili i miei danni. Vai, 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 curati, curati. Winston. Oh, raga, cioè, ci sarebbe quel danno lì che è lì in continuazione a far danno e nessuno lo va a prendere, eh. Abbiamo capito che siete tutti in critici. Niente. Niente, non devo andare presso questo Lucio perché mi sembra molto spericolato. Andare in BD contro un Reaper, insomma. Insomma. Posso ancora combattere. Comunque quei simboletti di critici sono utili. Ma mettono anche abbastanza ansia. Perché sai che qualcuno sta per morire e devi curarlo, no? Winston, ma dove cacchio stai andando? Winston? Oh! Vabbè. Fanculo a te, Winston. Vai, 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 t'ho curato. Vabbè. Non possibile addormentarla. Niente, raga, Orisa è padrone della partita. Orisa è letteralmente padrone della partita. Non mi arrenderò. Laggiù! Il carico ha raggiunto il centro. Raggruppateli qui! Di là! Non ti farò crollare. Niente, raga, cioè davvero combattere Orisa è... quasi impossibile. Con tutta la gente che poi continua a curarla dietro e il mio team non riesce a capire che deve fare la stessa cosa. Questa, ovvero Winston, devi aspettare che ci sia anch'io per curarti, oppure Lucio, oppure Winston. Mentre magari i nostri danni, no? La nostra eco e la nostra Sojourn vanno a uccidere i loro supporti. Vabbè, oh, cioè...
Io cosa ci faccio fare qui? Perché sono venuto a morire? Ok. Cure rinforzate. E alziamo il volume. Buono. Non temere, ti vedo. E oltre si sta che raggiungiamoci. Raggruppiamoci. Picco di pressione. Penso di giù. Ti sto coprendo. Buono. Niente, ci ho provato, ma ci hanno disintegrati. Ci hanno letteralmente disintegrati. Ho fatto molto più danno in questa partita. Ho fatto un po' meno cure. Oh, è impossibile colpire la gente lì dentro. Crepa, va. Oh, abbiamo vinto? Dai, finalmente. Muori. Muori, Reaper. Ok, è una partita tirata. L'avevano quasi portato fino alla fine. Oh, se è la migliore della partita, ecco, vediamo. Predator si chiama questo. Ah, qui all'inizio, tra l'altro. Vabbè, questa, l'altra Ana, non è che si era molto accorta, di quello che stava succedendo. Ok. Dai, niente male. Abbiamo raggiunto anche il grado 24 del pass, cosa di cui me ne frega poco, ma per questo video con Ana è tutto. Ho provato per la prima volta Ana, devo dire che non mi è dispiaciuta, non me ne è nemmeno piaciuta più di tanto, però dai, un campione niente male, un eroe niente male. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!